diabolici a Battaglia Terme raggirano un anziano infermo di mente, gli fanno vendere la casa, poi lo costringono a vivere in garage. Loro con i soldi fanno la bella vita. Lo sfogo della mamma di Domenico Mauro Antonio, che non crede all'ipotesi del suicidio né tantomeno della tragica fatalità. Lui non avrebbe mai messo a rischio la sua vita. L'ordinanza del sindaco che blinda l'isola Memmi e fa chiudere i mini market e negozi della zona vince contro il Botteglion. Prato della Valle ieri sera deserto. Degrado e spaccio, Bitonci fa chiudere per un mese la parrucchiera della stazione che faceva pagare di più ai bianchi. Firmata oggi l'ordinanza. Conto alla rovescia per le regionali, si vota domenica. Ieri sera grande successo per l'acceso confronto a Focus tra i 6 candidati a governatore del Veneto. Nuovi occhi elettronici per colpire i furbetti dei varchi ZTL e chi viaggia su auto rubate. In arrivo nuovi 12 mezzi e 15 agenti della polizia locale di Padova. Niente più servizio al banco nella storica Sala Rossa. Il caffè Pedrocchi, turisti e clienti abituali serviti solo all'esterno o nella Sala Bianca. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura la cronaca con un caso davvero crudele di un anziano costretto a vivere in un garage da una coppia che si era finta badante, gli aveva fatto vendere la casa e loro con i soldi rubati all'anziano invece facevano la bella vita. Lo avevano costretto a dormire rannicchiato in un garage insieme ad un cane in condizioni disumane. Lui, un anziano di 70 anni di Battaglia Terme, fragile e infermo di mente, non era in grado di ribellarsi ai suoi due aguzzini. Una coppia che in poco tempo gli aveva venduto la casa e dilapidato il conto corrente fatto di risparmi di una vita. A scoprire la tremenda vicenda, i carabinieri di Galzignano Terme, che hanno arrestato due pregiudicati, Andrea Duse, 56 anni, e Immacolata Marongiu, 57enne. Lei si era finta badante e così aveva raggirato l'anziano. Insieme al compagno aveva prima venduto la casa lasciandola in usufrutto al 70enne, poi per intascare il resto del denaro aveva segregato l'uomo in un garage di un'abitazione abitata da un'altra persona incapace di intendere e di volere. Un reato particolarmente odioso perché riguarda una persona debole, una persona che rispetto ad altri ha meno possibilità di difendersi. Questa coppia era riuscita a entrare a carpire la fiducia di questo povero 70enne e a fargli vendere la casa e riuscire quasi a prosciugargli il conto corrente. In più occasioni la coppia, come si vede dalle telecamere dell'istituto di credito, ha accompagnato l'anziano in banca prelevando circa 14.000 euro e altri 38.000 ricavati dalla vendita della casa del 70enne, a cui avevano sottratto anche una storica auto 500. Vestiti costosi, appartamento nuovo e uno stile di vita al di sopra delle possibilità per due disoccupati. Tutto questo ha insospettito i carabinieri di Galzignano, che hanno scoperto la crudele vicenda. Per la coppia l'accusa di circonvenzione di incapace potrebbero aver fatto altre vittime. La donna della coppia si faceva come badante e non è escluso che magari sia riuscita a entrare nelle grazie, a carpire la fiducia di qualche altra persona magari meno forte dal punto di vista mentale. Quindi sarebbe utile, se qualcuno ultimamente si sente raggirato o avesse avuto contatti con queste persone, se può mettersi in contatto con noi. Domenico è stato spinto giù, così Antonia Comin, mamma di Domenico Mauro Antonio, in un'intervista rilasciata ad un'emittente nazionale. La mamma dello studente del liceo Nievo, morto precipitando al quinto piano di un albergo di Milano dove era in gita con la sua classe, accusa apertamente i compagni di scuola del ragazzo. Visto il contesto della finestra, da cui una persona in una qualunque condizione non poteva cadere, l'unica ipotesi è che sia stato spinto giù. Domenico, continua la mamma, non era tipo da farsi coinvolgere in bravate con equilibrismi su cornicioni o davanzali. Men che meno dal quinto piano, sarebbe un altro comportamento anomalo che non è assolutamente in linea con il suo modo di essere. Io vedo un gesto veramente crudele con un fine ben preciso. Si tratta ora di capire chi ha messo in atto questo gesto e il perché. E intanto continua la mobilitazione online per chiedere la verità sul caso di Domenico Mauro Antonio. Sono nati nuovi gruppi su Facebook, una partecipazione davvero notevole che dimostra quanto la vicenda abbia diviso il pubblico della rete, ma anche l'opinione pubblica padovana. E invece ieri sera gli occhi di Padova erano tutti puntati su Prato della Valle, dove doveva svolgersi il Botteglion. Qualche ora prima il sindaco Bitonci aveva firmato un'ordinanza e pare che questa ordinanza abbia vinto, visto che ieri sera Prato della Valle era deserto. Siete venuti per il Botteglion? No, noi siamo qui per teatro, per la rassegna teatrale al Chiostro degli Scrovegni.
Non sapete che qua c'è il bottiglione questa sera? Cos'è? Isola Memmia blindata, transenne che chiudono le vie d'accesso a Prato della Valle, cartelli che vietano il consumo di bevande alcoliche e così il bottiglione soccombe al pugno di ferro dell'amministrazione padovana. Il raduno alcolico si rivela un flop, pochi temerari che sfidano l'ordinanza e si presentano in Prato della Valle. Ci aspettiamo un gran gruppone di gente. Pronto? Speriamo? Sì, sì. Ore 11:10, questa è la situazione di Prato della Valle. E siete venute per il bottiglione? Sì, sì, certo. Ma non c'è nessuno? No. Dove? Si deve, dopo devono venire. Nessuno viene qua, nessuno fa niente perché hanno chiuso tutto. Il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, contrario all'evento, aveva disposto un servizio intensificato della polizia locale. 70 gli agenti che presidiavano la zona, tra di loro anche il comandante Paolocci, che ha fatto allontanare un gruppo di ragazzi che sedevano a terra. Vietata la vendita di alcol da asporto ai bar della zona e il passaggio delle auto. Anticipato alle 19 l'orario di chiusura dei market e negozi di alimentari. Niente bagni chimici, ma imponente lo schieramento di ambulanze del 118 e di forze dell'ordine. È un luogo pubblico, quindi insomma, se io da cittadina normale volessi andare a fare una passeggiata, non posso. Cioè, io non sono interessata a bere, però non posso entrare. Cioè, è una cosa veramente ridicola. Dalle adesioni su Facebook erano previste 7.000 persone, ma alla fine Prato della Valle è rimasto deserto. Molti hanno preferito le piazze e il record degli spritz nei vigli. La polizia locale ha multato solo un paio di ragazzi. Due multe, sì. Solo due, c'è stato anche molto rispetto da parte dei giovani, non è servito fare grandi discussioni, le bottiglie le buttavano via velocemente. Chiusura per un mese dell'attività, questa è la punizione inflitta dal sindaco di Padova Massimo Bitonci alla parrucchiera nigeriana di via Tommaseo in zona stazione, quella che due settimane fa, dopo un blitz della polizia locale, si era scoperto faceva prezzi differenti per i clienti bianchi rispetto ai neri. La Lega Nord, dopo il blitz della polizia locale, si era scagliata contro la parrucchiera accusandola di razzismo al contrario. Ora è arrivata l'ordinanza del sindaco che dispone la sospensione di un mese dell'attività, ma non per il motivo dei prezzi differenziati, bensì perché il salone sarebbe punto di ritrovo di persone moleste e dediti a traffici di ogni tipo, anche allo spaccio. Sospesa per un mese anche l'attività di un altro parrucchiere etnico, sempre di via Tommaseo, e per tre mesi revocata la licenza ad un bar cinese della stazione. E siamo alla politica, ancora pochi giorni alle regionali. Intanto grande successo ieri sera per il confronto dei sei candidati alla poltrona di governatore, intervistati in uno speciale focus dal direttore Luigi Bacialli. Successo di ascolti per lo speciale focus intitolato Il confronto, dedicato alle imminenti elezioni regionali. Ospiti del direttore Luigi Bacialli, i sei candidati alla presidenza del Veneto si sono confrontati all'americana su tutti i temi della campagna elettorale, dal lavoro alla sicurezza, dalla sanità all'emergenza profughi. Il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno importante che coinvolge ovviamente e deve coinvolgere tutta l'Europa e non soltanto l'Italia, sulla quale è stata scaricata gran parte della responsabilità, ma questa regione non ha fatto nulla, è stata nell'immobilismo più totale. Bisogna intervenire pensando alla dignità di chi viene e anche alle posizioni dei veri rifugiati che vanno distinti dai clandestini, e bisogna pensare anche alla dignità dei nostri cittadini che si trovano a dover vivere una situazione irreale per mancanza di governo del fenomeno. Si può fare attraverso una rete solidale, non attraverso grandi concentrazioni, si può fare attraverso una rete che renda compatibile l'accoglienza attraverso il controllo, attraverso il rispetto della legalità, attraverso la possibilità di offrire accoglienza dignitosa per queste persone che scappano dalla guerra e dalle torture. Superamento di questo trattato di Dublino che obbliga l'Italia a farsi carico di tutti gli immigrati che sbarcano qui da noi, e quindi cosa dobbiamo, tenerceli tutti noi? No, anche perché non vengono qua per rimanere in Italia. Allora dobbiamo, e questo è il secondo punto, avere una redistribuzione delle quote a livello europeo per una redistribuzione di questi migranti. Noi ai tavoli convocati dalla prefettura di Venezia per la spartizione di chi arriva dalla Libia costantemente siamo stati presenti, quasi mai la regione è stata presente. E abbiamo sempre detto di no, ma per un fatto di limite, perché il Comune Verona ha tutti i posti di accoglienza saturi. Abbiamo 514.000 immigrati in Veneto, siamo una delle tre regioni con più immigrati, abbiamo il 10,5% della popolazione. Diciamo che dobbiamo aiutarli a casa loro, creare le condizioni lì
diciamo che vogliamo affondare i barconi che sono ormeggiati sui porti della Libia. E sentiamo ora il candidato di Forza Italia, Massimiliano Barizon, che si prepara alle regionali. Forza Italia sostiene Luca Zaia. Partire dall'esperienza amministrativa come sindaco e portare la voce del territorio nei palazzi della Regione. Questo è l'impegno di Massimiliano Barizon, sindaco di Albignasego e candidato consigliere regionale nelle liste di Forza Italia a sostegno di Luca Zaia. L'arrivo in città di Berlusconi per le regionali per spronare i moderati sembra aver portato nuova linfa ai candidati forzisti. Dobbiamo ripartire da persone oneste, da persone sincere, da persone concrete, da persone che hanno dato dei risultati del territorio, da amministratori locali che sono in mezzo alla gente per riportare un messaggio chiaro alla Regione del Veneto. Vogliamo essere vicini alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, perché non possiamo permetterci una disoccupazione che aumenta, imprese che chiudono e una situazione di disperazione delle nostre famiglie che merita una rappresentazione e un aiuto concreto da parte del Veneto. Un altro ex amministratore, questa volta sostiene Alessandra Moretti, stiamo parlando dell'ex assessore alla cultura Andrea Colasio. Amministratori in campo per avvicinare la politica al territorio, il principio di Veneto Civico, una delle cinque liste che sostiene la candidata presidente del centro-sinistra alle prossime regionali, Alessandra Moretti. Tra i candidati anche l'ex assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che si riavvicina al Partito Democratico e che punta alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra regione. Noi importiamo turisti, insomma siamo la prima regione italiana, ma cosa voglio dire? Guardate i siti per esempio sulle ville venete, sono protozoici, arcaici, come dire, è mancata la capacità di coniugare la tutela del patrimonio con una adeguata valorizzazione che puntasse a portare nel Veneto il grande turismo internazionale che sta crescendo. Diciamo che noi siamo vissuti di rendita di posizione, oggi il Veneto non ha più la possibilità di adagiarsi sul passato, ha bisogno di una classe politica radicalmente innovativa. Alessandra Moretti, la lista Veneto Civico, dal mio punto di vista, rappresentano per il nostro territorio una grande opportunità di coniugare tradizione e innovazione. Ancora la cronaca, perché a Padova sono stati arrestati 4 cinesi che vendevano una droga potentissima sintetica, la Shabu Ice, nota anche come la droga che devasta il viso. 2 etti sono stati sequestrati in un appartamento in via Fra Eremitano vicino alla stazione. La droga era nascosta in navigatori satellitari, mentre il denaro aveva una collocazione particolare dentro una slot machine. 4 i cinesi arrestati. Domani invece, 29 maggio, verrà chiusa la Bretella vicino alla fontana di via Grassi, perché inizieranno lavori per il cantiere per i lavori della nuova rotonda alla Stanga, ma intanto oggi la Polizia Municipale ha annunciato 10 nuovi varchi. Sono apparecchiature e strumentazioni che hanno finalità preventive, no? E che utilizzandole danno la possibilità di monitorare i flussi dei veicoli e quindi allertare nel momento in cui ci sono dei transiti che sono sospetti, e quindi ti mettono nelle condizioni di operare e quindi di reprimere eventualmente e prevenire anche eventualmente azioni. 10 nuovi varchi per rintracciare le auto rubate e con targhe false e sanzionare quelle che circolano con l'assicurazione e la revisione scaduta. Verranno installate nelle strade che portano alla città come via Guizzo o via d'Acqua Pendente. Non è l'unica novità, il Comune infatti vuole rinforzare ulteriormente le schede della Polizia Locale con 15 nuovi agenti e soprattutto rinnovare il parco mezzi, considerato oramai vetusto. Modernare tutto il parco veicoli, perché strumenti tecnologicamente evoluti ci consentono di lavorare meglio e naturalmente ottenere risultati migliori. Il Comandante ha voluto inoltre tirare le fila dell'attività svolta dal comparto stazione in una zona difficile in cui le forze di Polizia Locale si stanno impegnando per garantire la legalità. Dal 1 aprile sono 27 le persone denunciate e 6 gli arrestati. Effettivamente qualcosa di nuovo c'è, e non abbiamo ancora risolto il problema, c'è un impegno che va continuamente messo in campo e speriamo, insomma, che le cose migliorino da avanti. Al Caffè Pedrocchi, nella storica Sala Rossa o Sala della Borsa, un simbolo della città, dal lunedì al venerdì il servizio al tavolo e al bancone è sospeso, funziona soltanto di sabato e di domenica. A rivelarlo un dipendente dello storico caffè pare per motivi di crisi, perché costa troppo sedersi, i clienti vengono serviti solo all'esterno nella Sala Bianca recentemente ristrutturata. Questa sera alle 21.05 a Focus tornano i veneti schiacciati dalla crisi insieme a
Mirella Tuzzato. A confronto con i candidati alle elezioni di domenica, in studio insieme al direttore Luigi Baciale ci saranno Marino Finozzi, Andrea Zanoni, Nicola Finco, Roberto Pancera, Marco Serena, Tiziana Agostini, Alberto Villanova, Cristina Muratore. E TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.